Guattai a tutti ciurme, benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Remother Tormented Fathers. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, dopo che la volta scorsa eravamo riusciti a risolvere qualche problemino. Però, il problema grosso rimane, cioè non possiamo scappare da sta maledetta casa infernale. Avevo chiesto appunto a voi ragazzi di darmi magari qualche suggerimento su cosa fare, e qualcuno di voi effettivamente poi mi ha confermato un'idea che mi è venuta dopo che ho smesso di registrare. Sarebbe a dire, ragazzi, ci ricordiamo che abbiamo a disposizione un cavo metallico e noi dobbiamo sollevare quella grata pesante, vi ricordate ragazzi, per raccogliere la chiave dell'orologio che era caduta lì. E giusto lì dietro ragazzi c'è un mondo carichi, per cui qualcuno di voi appunto mi ha confermato l'idea che potrei usare il cavo metallico attaccandolo alla grata e poi al montacarichi. Di questa potrebbe essere sicuramente una buona idea. La cosa ragazzi che mi fa capire questo gioco fino ad adesso è che ci sono diversi enigmi da risolvere. Qualcuno di voi mi ha anche suggerito di non correre, perché ovviamente ragazzi correndo facciamo rumore, e facendo rumore ovviamente attiriamo il nostro nemico, ma noi questa cosa non vogliamo succeda, no? Oh merda, è qua? Oddio ragazzi, sento i passi. Non mi dire che è qua sotto. Mi ha sentito? Cioè vi rendete conto ragazzi che ho corso? Would you like me to enjoy your stupid game? Ho corso tipo per 2 secondi e mi ha sentito. La sensibilità a sta cosa è troppo alta però, eh. Perché cioè, mannaggia la miseria, lui magari era di sotto, io ero qua. Ha sentito 2 passi di corsa che ho fatto. Cioè, mizziga. Io mi auguro che alla fine di tutto sto vecchio morirà tipo fra atroci tormenti, perché cioè ci ha tormentato abbastanza appunto. E ovviamente guardate caso il tipo è di sotto ragazzi, dove dobbiamo andare noi. Non mi ricordo nemmeno dove dobbiamo andare. Sapete che il mio senso dell'orientamento ragazzi fa altamente pena, per non dire che fa altamente cagare. E vabbè. No raga, come ha fatto a non vedermi, sul serio? E che non mi ricordo. No, devo andare a destra, credo, eh. Però abbiamo avuto grossa fortuna. Vediamo se li abbiamo di nuovo andando di sotto. Ok. Il fatto di non poter correre, ragazzi, è abbastanza limitante, eh. Per cui dovremmo essere nel posto giusto. Ok. Sì, entriamo pure. Perfetto. Vediamo ragazzi di se riusciamo ad interagire qua in qualche modo. Infatti vedete qua ci permette di interagire. Usiamo il cavo metallico, vediamo che succede. Ok, l'intuizione era giusta. Grazie comunque a chiunque di voi me lo abbia suggerito, perché almeno così possiamo vedere di fare un qualche progresso. Ok, adesso devo attivare il montacarichi per farlo funzionare. E se non mi ricordo male, ragazzi, c'è il montacarichi di sopra, cioè a fianco al punto di salvataggio, se non sbaglio. Per cui, che fortuna, dobbiamo tornare di sopra. Non poteva essere nello stesso posto, ovviamente no. Vogliono che tu faccia sotto e sopra per la casa almeno una 50ina di volte durante ogni sessione di gioco. Eccolo là, oddio, ti prego fa che non si giri, ti prego fa che non mi veda. Oddio raga, oddio, comunque va veloce sto stronzo, per essere vecchio. Va veloce, io direi di non fermarci, sperando che una volta di sopra almeno potrò un attimo correre, perché se no a passo di lumaca qua, perché a sto punto ho il panico in ogni dove, praticamente. No, ditemi...
come ha fatto già ad arrivare qua, ditemi. Io non so se veramente il fatto di correre, che tipo lo fa teletrasportare da un piano all'altro, perché c'era praticamente, mi sa, già qua vicino. E che anche se magari, ragazzi, è tipo dall'altra parte della parete, i passi si sentono uguali. Cioè, come se fosse nella stessa stanza. E quindi il panico sale e quindi uno si nasconde. Ma posso sta terrore qui dentro? No che non posso. Non so se va più veloce così o se va più veloce accucciata. Io salverei la partita visto che ci siamo. Visto che ci siamo, direi che è proprio il caso. Almeno un paio di voi, ragazzi, mi hanno detto: ma no, quella vecchia sembra, nel primo episodio, sembra Jessica Fletcher. Allora la tipa potrei chiamarla signora Fletcher. Faccio prima. Aspetta che se questo fa rumore, eh. Oh, ecco. Oddio. Oh no. Oh no. Oh. Oh no. No, pure questo no. Non potete pretendere anche questo dalla povera giocherina. Non potete, non potete, non potete. Oddio, dove sarà il quadro elettrico? Oddio, raga, no. Non posso sopportare anche questo, non posso. Come faccio? Scusate, ragazzi, se non dico niente, però... cioè, immaginerete che sono nel panico più totale in questo momento. Perché se n'è andata anche la luce? È come se la situazione non fosse già abbastanza terrificante, capite? E quindi... spero voi possiate capire il panico che sto vivendo in questo esatto momento. Anche perché dovete sapere, ragazzi, che nella vita reale non dico di avere paura del buio, però, cioè, stare al buio da sveglia e tipo, cioè, dover fare cose mi creano un poco panico, vi dirò la sincera verità. Che io ogni volta mi nascondo, ragazzi. Ok, ho fatto bene, sì. Sta tornando indietro. No. Oddio, sto tornando indietro, dimmi di no. Ti prego, io non so dove andare, ragazzi, tra l'altro, eh. Oddio, 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 oddio. Mi sa che sta tornando indietro. Mi sa che sta tornando giù. Qua c'è una cosa che lampeggia. Dimmi che ho avuto fortuna, ti prego. E che ho trovato il quadro elettrico. Dimmi che ho avuto fortuna. Che culo, ragazzi. Che culo davvero, eh. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Almeno in qui. Oh merda, no. Oh merda, no. Sta venendo qui. Adesso la grata nel seminterrato dovrebbe essere aperta. Perfetto. Il fatto è che il vecchio sta venendo qui. No, non ti abbassare, ti prego. Un po' di contegno, di pudore. Che cavolo, ma perché sboscica nei vasi? Che fa? Fai giardinaggio a quest'ora nudo? Che sta facendo? Sapessi io, ho detto, sono così stufo di tutto questo, eh. Dillo a me che sono intrappolata qua dentro con un vecchio maniaco nudo. Come dovrei stare? Allora, siamo nel piano giusto comunque, se non sbaglio. No, dobbiamo andare ancora più giù, ragazzi, per vedere se riusciamo a recuperare la maledetta chiave dell'orologio. Oddio, si sta avvicinando, ragazzi. Si sta avvicinando. Perché i passi li sento sempre vicinissimi. È assurdo. Ok, direi di non perdere tempo, di provare con quale entrare. Entra, entra, entra. Ok. Ok, sì. La grata è aperta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È qua? Allora, la chiave del pendolo l'abbiamo presa, ragazzi. Perché non si sente niente? Perché sto silenzio? Non so se sta venendo qui. Oddio, raga, deve essere per forza su sto piano. Non mi ricordo qual è il piano dell'orologio, ragazzi. Oddio, perché sta casa è così grande? L'hanno fatta apposta per i poveri sfigati come me che hanno un pessimo senso dell'orientamento. Ok, da quel che sembra dovremmo avere via libera, almeno mi auguro. Perfetto, è che non mi ricordo dov'era l'orologio. Se non sbaglio tipo il piano della cucina, ma non mi ricordo minimamente dove sia la cucina. Proviamo ad andare di qua, ma mi sa che mi sto sbagliando di grosso, ragazzi. Ma forse era qua, aspettate, se ho culo di nuovo. No,
forse era dall'altra parte, cioè non mi ricordo precisamente, ragazzi, anzi non mi ricordo per niente. Ok. Ah, eccolo qua. Minchia. Ce la farò? Spero di sì. Ok. Posso usarla? La chiave? Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Perché non si può nascondere? Merda, merda, merda! Ero riuscita a trovarlo il pendolo, cavolo! Comunque la meccanica del gioco, ragazzi, è relativamente semplice, nel senso che siamo all'interno di una casa con un nemico che ci cerca effettivamente, ma è proprio in questa semplicità che risiede il panico di tutta la situazione, nel senso che appunto la casa è enorme, è vero, ma sapere che praticamente girato l'angolo può esserci sempre presente sto stronzo pronto ad ammazzarci crea effettiva tensione. Direi di provare ad uscire. Merda, miseria. È giusto qua. Che palle. Che non so, ragazzi, se andare o no. Mi sa che è entrato dentro qualche stanza, però... Chi mi dice che non uscirà? Non lo so. Non me lo dice... Ecco, è entrato qua, perché prima la porta non era aperta, eh. Eccolo lì. E di nuovo qua, ragazzi. Merda. Se ne andrà mai? Boh, potrei usare un diversivo, però la porta continua ad essere aperta, raga, non so che fare. Ah, è qua dentro. Sono geniale, mi sono rinchiusa nella stessa stanza col maniaco. Devo solo sperare che non mi veda. Madre mia. Il fatto è che questo continua a girare qua in giro, raga. Cavolo. Sono stata stupida perché l'ho attirato io qua. Sembrerebbe, ragazzi, e ripeto, sembrerebbe non essere più qui. Perlomeno qua in giro. Se magari mi facesse interagire. Ok, proviamo adesso. Perfetto. Mio Dio! Mi ha preso batteria. E che me ne dovrei fare? Oddio, ma sto rumore attirerà il tipo? Batteria, de che? Potrei adoperarla su un dispositivo compatibile. Ah? Ok, qua c'è uno... Per fortuna, ragazzi, c'è uno specchio per salvare. Direi di approfittarne e di usarlo, perché non ho la minima idea adesso di che cosa dovremmo fare, effettivamente. Mi ho preso una batteria, potremmo usarlo su qualche altro affare. Sì, su, ma su che cosa? È che non mi viene effettivamente in mente, ragazzi, su che cosa poter usare questa batteria. Cioè, avevamo visto qualche altro dispositivo da azionare? Non mi sembra. One eternity later. Ok, raga. Sono qua in cucina e qua mi permette di dare uno sguardo, non so che roba. Nuovo collezionabile sbloccato, ok. Abbiamo trovato una foto, perfetto. Dopodiché... Questa non l'avevo ispezionata bene. Effettivamente. Cavolo. È qualcosa che possiamo prendere, però... Una maniglia... il rumore ovviamente adesso mi avrà messo in grossi guai, perché attirerà il tipo. Ah, non è che possiamo usarla qua? Oddio, è qua. Oddio, è qua. Oddio. I know you're here somewhere. Esci. Oddio. Fatto appena in tempo, ragazzi, eh. Ho avuto immenso culo anche stavolta. Comunque sta maniglia a che me serve? Non ho letto la descrizione. Ok, il tipo non lo sento più. Proviamo ad uscire. Maniglia d'incastro trovata su rampare appartenesse allo sportello del forno. Perché premunirsi così tanto per nasconderla? Bella domanda. Direi che è il caso di investigare, visto che siamo già qui, no? Proviamo. Ok. Mazza, riattaccata tipo con l'attacco con lo sputo. Cosa c'è? Cavolo! Ma che cavolo? Via! Aiuto! Oh!
dai, prendi quello che c'è, per l'amore del cielo. E preso pellicola, trova in visione la pellicola smarrita delle sedute di ipnosi del dottor Felton. E dove la guardo? C'era un proiettore da qualche parte? Pellicola, quindi suppongo che si debba usare in un proiettore. Però dove sarà? O nel suo studio, che non ricordo ovviamente minimamente dove possa essere. Era di sopra il suo studio. L'unica cosa che mi viene in mente è provare a riandare su. Merda, è lì. Oddio, spero non stia venendo di qua. Oh, oh, oh. Oddio, raga, oddio. Oddio, mi vedrà, mi vedrà, mi vedrà. Entra, entra, entra. E ovviamente, ragazzi, salverò ogni volta che ne avrò la possibilità. Infatti. Ok, abbiamo potuto sbloccare sta porta. Ecco. Ok, siamo riusciti dall'altra parte del corridoio. Merda. Dov'è? Perché io devo prendere le scale. E spero ovviamente che non sia giusto qui. Che non si capisce mai bene, ragazzi, da dove proviene la voce. Ok. Non so se provare a riandare verso la camera da letto, non lo so, non mi ricordo dove era lo studio. Comunque dovrebbe essere su questo piano. Ok. Qui c'è lo studio, ragazzi. Però... ah, eccolo il proiettore. Allora, non mi ricordavo di averlo visto, però... ma no, non è possibile. È entrato qui, ragazzi. Non so se ci potete credere, ma è entrato qui. E qua non c'è nemmeno niente per nascondersi. Ok. Che sono tanto così dal proiettore, porca vacca. Ok. Ci siamo, ragazzi. Forse potrei adoperare il proiettore se solo trovassi la batteria e una pellicola. Eccole qua, ce le ho entrambe. Dai, usalo, cavolo! Ok. La pellicola c'è. Manca la batteria. Perfetto. Ci siamo. È arrivato il momento di vedere di che si tratta. Mesmerism session with drug injection. Patient is Richard Felton. Mr. Felton, I remind you that you were sedated with a dose of phenoxyl and submitted to the constant swing of the metronome. Can you hear me? Yes. Breathe deeply. Keep your eyes on the metronome. I can't follow. Stay calm. Keep control of yourself. We are here for you, Mr. Felton. What day were you born? February 16th. Can you tell me which day today is, or your wife's name? Ariana. We're in March, I think. I don't remember. I can't remember. That's normal. It's part of the mesmerism process. Stay focused. Keep your eyes on the metronome. You are now in oblivion. What is the first thought that comes to you? Celeste. On the swing. Happy. Celeste, can you see her? Keep visual contact. I see her back. She's still swinging. She can't hear me. Why doesn't she hear Mr. me? Mr. Felton, keep calm. What you see is not material. It's a reflection That's of your subconscious. My entire fault. I knew this would happen. That she would escape. We were supposed to protect her so that they wouldn't find her. Who are they? But I never thought she'd come back. Felton, do you mean Celeste came back after she disappeared? She wasn't my little girl. No, she wasn't Celeste. She was Jennifer. Mr. Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in 1930, it was like he was dead. No physical wounds, just broken. Inside, he changed. I have never liked or loved him very much, but the man that came back from Ethiopia was far from being the man that once left us. He came back to himself pretty quickly, but not how I wanted. Mr. Felton, were you abused by your father? Oh, no, never.
He was a good man. Very strict, yes. A monster, but not that kind of monster. He never touched me. I was a disappointment to him. A wimp. Never touched my daughter. Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? She should have never been born. My father, he hurt me to prevent me from her. Gotcha! Is this why you came here, Doctor? I hope you found what you were looking for. I tried to warn you. You should have listened. Is it really worth it to put yourself into this story? Stop, you bitch! Vabbè. Some things die and stay dead forever. Other things die and just linger in time. Sir, sooner or later, everyone will find out the truth. I already told you the truth. My daughter left us. Just one afternoon. We never saw her again. Fucking liar! You said that she came back, didn't you? You don't understand. You have no idea of what I've been through. The pain. And didn't you think of the pain your daughter's been through? Oh no, Celeste was the only bond between my wife and I. Our marriage was more of a business deal than love. It was one of those arranged marriages where only the parents-in-law love each other. This has nothing to do with your daughter. On the contrary, it has everything to do with her. After she disappeared, Ariana and I were divided. But you said you were protecting Celeste. From who? It's more than you can handle, miss, and you would not understand. It's true. I might not be able to understand. But right now, I believe Celeste decided to leave because she was terrorized by your morbid intentions. No, it's not true. And yet, sometime later, she comes back home to the lion's den. It's not true. One afternoon, she knocked on the door. I couldn't believe it. She was there. It wasn't Celeste. It was Jennifer. Jennifer. Then you came in. God bless you. And thanks to you, I finally realized that Jennifer was to blame for my pain, my disease. I could not let her go away again. So one night I slipped into her bedroom, and there she was, tempting me. I could not let her hurt us again. No, can't be. And yet, you saw her body. I had to. I didn't have any other choice. Disgusting. Murderer. You're a murderer! Oh, God, forgive me. Forgive me. I was just following her orders. You came to us to free us from evil. Oh, God. Adesso parliamo, ragazzi, Che cavolo, dai, Oh, lo posso? Oddio. Oh, perché non si apre? Perché non si apre? Oh merda, sì, se magari... se te togli dai piedi, caspita! Doctor Reed!
È chiusa. Do you really think you'll get away with this? Fucking cocksucker! Proviamo a fuggire dall'altra strada, però. No, cioè dovrò rifarmi tutto, ragazzi. Ma perché? Cioè, non so se ci rendiamo. Io, ragazzi, sono rimasta veramente terrorizzata. Effettivamente terrorizzata da quello a cui abbiamo assistito. È stato davvero terrificante. E niente, dovrò rifarmi tutto. Vabbè, potrò saltare i firmati, fortunatamente, però. Però devo riarrivare lì. E sono rimasta letteralmente pietrificata. Davvero, ragazzi, è stato inquietante tutto quello a cui abbiamo assistito. E chi diavolo è quel personaggio lì? La suora rossa, cosa diavolo è? Ok, salverò intanto la partita qui, in questo piano, perché non siamo mai dovesse risuccedere quello che è successo prima. Almeno ripartiremo da qui. Suppongo, ragazzi, che quella suora rossa sarà uno dei nostri prossimi nemici. So perché ho questa netta sensazione. Poi questa chi è? Però dove è sbucata fuori? Cosa vuole? Lo so, è tutto stranissimo, ragazzi. Ok, rimettiamo la batteria e la pellicola al loro posto. Ci vediamo, ragazzi, a quando sarà il momento. Adesso almeno so dove devo scappare. Cioè, sarebbe a dire di qua. Vedendo poi. Ma effettivamente io vorrei avere niente a che fare con te, capisci? Aia, porca miseria. È che non ho la minima idea di dove devo scappare. Cioè, che devo fare? Mi devo nascondere? O che cosa? Cioè, mi sembra molto improbabile adesso nascondersi da sta stronza, effettivamente. Cioè, guardate quanto va veloce, non so se ce l'abbiamo. Oh, merda. No, dai, l'ho premuto! Beh, ragazzi, non so se ci stiamo rendendo conto di quello che succede. Nel senso che non parte nemmeno un checkpoint, capite? Dopo la scena animata. Cioè, non mi sembra molto giusto così, però. Ogni volta dover rifare tutto perché il nemico ti prende e te la devi dare a gambe. Io ci riprovo un'altra volta, ragazzi. Se non dovessi riuscire, poi lasceremo il tutto alla prossima volta. Ok, ragazzi, ci siamo di nuovo. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare adesso. È che non so come. Cioè, devo scappare, ok. Non so dove, come, quando, perché. Non so come nascondermi da questa, effettivamente. Madre mia. Nasconditi dalla suora rossa. Ti pare facile? Non vedi come corre la nostra cara signora Fletcher? Che effettivamente io volevo andare a salvare, però. Cioè, se c'è un nemico che mi insegue, ho i miei grossi dubbi di poter scappare. Cioè, di poter salvare. È incavolata nera. Vediamo se riesco a raggiungere l'altro corridoio, almeno per salvare la partita, ragazzi. No, fuori dubbi. Vediamo se riesco a nascondermi qua. No, no, ma avrà visto. M'ha visto. Impure. Vabbè, sì, ecco. Va bene, sì, me le date di santa ragione, ok? Ok, tu rimani lì a guardare intanto, va bene? Potrei provare ad entrare nella stanza e nascondermi lì. Ah, ok. Proviamo così, ragazzi, perché non vedo altra soluzione, effettivamente. Sa il mio nome ed è arrabbiata nera. Si sarà allontanata abbastanza? Non lo so. Non so se aspettare di non sentire più i suoi passi. Ok. C'è ancora la musica
Ma almeno non sento più i passi, per cui direi di fare piano e di andare a salvare. Finalmente. Ok, obiettivo completato. Vediamo se ci mettono un nuovo obiettivo. Sembrerebbe di no. Va bene. Allora ragazzi, è stato assolutamente allucinante tutto quello che abbiamo vissuto oggi. Che dire, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E abbraccio a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!